Assessore Starvaggi, dunque cominciano, se così possiamo dire, gli eventi, no? Nonostante quelle che sono le problematiche, perché chiaramente i fondi a disposizione sono quelli che sono, però insomma l'importante è cominciare già a Vulcano con questa bella iniziativa di triathlon, no? Sì, noi giorno 1 abbiamo e stiamo sostenendo nell'ambito appunto delle possibilità che poc'anzi stava dicendo, questa manifestazione che sta ottenendo un consenso anche di carattere internazionale, come diceva il presidente Liberti della Odysseus che sta organizzando il triathlon, che ha avuto delle adesioni addirittura anche da Malta. Quante persone arriveranno? Quanti atleti Gli ci atleti saranno? saranno circa 50. Ecco. Questa, come abbiamo sentito anche prima dal sindaco, è diciamo, il primo appuntamento che sta seguendo un percorso verso l'istituzionalizzazione dell'evento alle Olimpiadi, anche perché il soggetto organizzatore del triathlon, ricordo insomma, agli ascoltatori che è l'organizzatore della Maratona di Messina, che è diventato ormai un evento consolidatissimo nel tempo. Speriamo che gli entusiasmi e le intenzioni da parte dell'associazione siano rivolti sull'isola di Vulcano con lo stesso carisma che rivolgono alla Maratona di Messina e quindi portare l'evento ai numeri che nel tempo non possono che crescere. Assessore, per quanto riguarda invece l'estate, cosa si può ipotizzare? Noi sappiamo, insomma, che voi vi muoverete chiaramente con la concretezza che richiede appunto la programmazione, però fino a questo momento cosa ci può annunciare, anticipare? Allora, noi abbiamo un calendario di manifestazioni pronto da qualche settimana. Riprendo le parole del sindaco di qualche minuto fa, lo abbiamo temporaneamente in stand-by, proprio ma a giorno ormai lo pubblicheremo, anche per dare una visibilità ad alcuni eventi che sono pure di una certa rilevanza, non per screditarne altri, perché sono tutti comunque organizzati, sono molti sono anche consolidati, organizzati da professionisti per competenze nei settori. Noi stiamo puntando nel mese di giugno principalmente allo sport, avremo degli eventi importantissimi, il triathlon di Vulcano è il primo che apre appunto il mese, poi avremo l'Educamp che ci sarà organizzata una conferenza Questa è un'altra gran apposita. bella manifestazione, mi consenta di dirlo, e viene un po' sottovalutata, però è davvero per Solo il fine che ha. Abbastanza perché diciamo più che sottovalutata, non, probabilmente non è reclamizzata, stata. certo. Devo dire che dietro l'Educamp c'è una macchina organizzativa importante, oltre che c'è anche il Ministero dell'Istruzione, appunto che si muove Ci sarà un tramite grande questo. seguito anche qui, no? Esatto. Anche qui si sta lavorando per una prossima edizione l'anno prossimo, allargando la partecipazione alle scuole della provincia. In più, oltre a queste due, Abbiamo, esatto, a fine mese abbiamo un altro importante che è il Fitland. Ma da corollario ne abbiamo delle altre, abbiamo anche l'altra importante del training camp di giugno. cosa vorrebbe realizzare in particolare? Cosa tiene Il a mese di realizzare giugno, per la stagione la estiva? mia visione è che il mese di giugno, con questo appeal che le isole hanno in ambito sportivo, potrebbe effettivamente essere concentrato, anzi, o meglio. Ma per il corso della stagione estiva attuale, a cosa sta lavorando in particolare? Cosa ci può annunciare? Noi stiamo lavorando a mantenere il calendario Ecco, è quello. principalmente perché è molto ricco. 1, 2, 3 giugno al massimo lo pubblicheremo. Insomma, vedrete che comunque c'è un'intensa attività fino alla fine di settembre.